No, vabbè. Oddio. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Ciao ragazzi, come state? Oggi sono qui per portare una nuova reaction all'Eurovision. So che ne sto portando molto molto a rilento, ma ragazzi, insomma, in mezzo escono anche altre reaction. Oggi sono qui perché me ne avete consigliata una in particolare che è appena uscita, ragazzi, e sarebbe l'Eurovision Olanda-Netherlands, come si suol dire in lingua international. Sono molto molto curiosa, quindi ovviamente non voglio stare qui a parlare troppo, ma vi ricordo semplicemente che se volete potete iscrivervi a questo canale, mi farebbe tantissimo piacere, mi supportereste tantissimo, quindi per favore, dai, su, costa niente, su, dai. Vai a mettere sto segui, come si chiama, sto iscriviti, no? Sono anche su Instagram e su TikTok, dove mi trovate sempre come Ludovica Legger. Non vi potete sbagliare, la foto di copertina è sempre quella, insomma, sono io. Ma adesso direi bando alle ciance e iniziamo subito. Allora, il nome dell'artista che canta è Just Klein. Just Klein? Boh, credo si dica così, sono molto curiosa. E andremo a vedere il video musicale ufficiale. Lui è un biondino forte, mi sembra un po' caratteristico come personaggio, ma andiamo insieme a reagire. Ma cos'è? Ah, la canzone si chiama Europapa. Oddio, ma è un videogioco tipo Netherlands. No, vabbè. Beh, ok, aspettate un attimo, ragazzi, sto cercando di capire tutti i messaggi subliminali. Questo sembra tipo Super Mario, cioè lui che va in Olanda, che sta dentro l'Europa. Credo parli dell'Europa e dell'essere parte dell'Europa. Credo sia così, perché insomma, fatemi sapere qua sotto perché io non capisco quello che dice perché sta cantando in olandese, cosa che a me piace tanto, a me piace tanto quando gli artisti cantano nella lingua originale, trovo che sia proprio una cosa caratteristica, un motivo di vanto. Però fatemi sapere qua sotto che cosa dice i lyrics, mi raccomando. Aspettate, aspettate, voglio vedere se posso mettere i sottotitoli, in inglese. Sì! Ok. Ah, ok. Ok, è una canzone un po' politica. Oh, ha detto io sono in Italia, ragazzi. Oh mio Dio, mi sono emozionata. Interessante, molto interessante. Na 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 na, Europapa, è già un tormentone per me. Stay here until I die. Questo pezzo mi piace tanto. Ok, non pensavo che gli olandesi fossero così divertenti. Ok. Vai con la trap. Ah, è bello perché è una canzone divertente, ma ha un messaggio forte. Comunque la canzone è fortissima. Ok, che succede? From me to my parents. Ok, cioè, Madonna, non ho ben capito il messaggio finale, ragazzi, eh. Fatemi vedere un attimo se. Ok, tutti che gli danno 12 point. Tante persone mancano anche il riferimento a Stromae Papa Ute che elettronicamente di suo papà. Ok, qualcosa che ha a che fare con suo papà, comunque, insomma. Ma veramente? Allora, voglio un attimo capire, dice Europa è una celebrazione.
della libertà che vivere in Europa ci dà. Non pensiamo davvero a quanto siamo fortunati a vivere qui, la libertà che ci dà. Sono completamente d'accordo. Sono americana. Ah, ok. Il messaggio praticamente è quello del fatto di essere fortunati perché l'Europa è un posto meraviglioso, cioè l'Europa è bellissimo. E poi è bellissima. E poi ovviamente qualcosa col papà. Insomma, devo vedere, devo appena preso il programma di gesso e sacri fumi. Anche ho perso mio padre a causa del cancro. Ok, ha perso il papà. Oh. Ok, cioè, da che era una cosa divertente si è trasformata in tragedia. Ok, ragazzi, allora questa, insomma, è molto interessante. Devo dire che mi è piaciuta particolarmente. È una celebrazione, una canzone celebrativa, anche un po' politica, secondo me, del fatto che l'Europa, secondo me, sia un posto bellissimo. Bisognerebbe accorgersi di quanto sia bella l'Europa. E sono d'accordo, perché come si vive in Europa rispetto all'America, ragazzi, insomma, siamo molto avanti, secondo me, eh? Secondo me, perché l'America sembra tanto il sogno, ma in realtà, insomma, io ho parecchi amici che hanno vissuto in America, che vivono in America tuttora, e manca tantissimo l'Europa, quindi insomma. Comunque, ragazzi, a parte questo, la canzone mi piace, è orecchiabile, ha un po' tutti questi stili. Quest'anno all'Eurovision va molto questa cosa di mischiare vari generi, che mi piace, molto versatili queste canzoni. Non so se la metterei in top 5, ma sicuramente top 10, sì. Mi è piaciuta tanto, mi è entrata subito in testa. Europa, Europa. Poi c'è anche la strofa in italiano. Ciao, sono in Italia, adoro, adoro. Mi piace perché valorizza anche gli altri countries, non solamente loro. Quindi mi piace, promossa e approvata. Bene, ragazzi, ovviamente voglio sapere la vostra. Ditemi qua sotto se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, quanti punti dareste a questa canzone, se potrebbe vincere secondo voi, e qualsiasi background storico o altro, storico, cioè background di lui, della sua biografia, della sua storia, ok? Mi raccomando. Bene, ragazzi, abbiamo finito. Questa è stata la mia reaction. Spero tantissimo vi sia piaciuta. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di vedere tutte le playlist, cioè la playlist che ho dedicato all'Eurovision, la metto qua sopra e sotto in descrizione. Bene, quindi ho detto tutto. Seguitemi anche su Instagram, su TikTok, sono sempre lì, parlo di cinema e musica, qui su YouTube principalmente musica, ma tanto fino a qui non c'è arrivato nessuno, quindi potrei benissimo dire qualsiasi cosa, tanto. Comunque, detto questo, ciao!